what I want more than anything else? To meet Count Karnstein. Le figlie di Dracula, Twins of Evil, capitolo conclusivo della trilogia Karnstein, iniziato con Vampiri Amanti e proseguito con Mirkaglia, l'amante immortale, ha una trama che si discosta molto dai due film precedenti, configurandosi come una sorta di prequel, sebbene la sceneggiatura sia ancora una volta affidata a Tudor Gates, ideatore e curatore di tutta la trilogia. I riferimenti al mondo letterario, il romanzo Carmilla di Le Fanu, si limitano solo ai nomi e alla stessa Mirkaglia, che nei primi due episodi era stata protagonista delle vicende, qui è relegata a un ruolo marginale. Rimane immutato invece il tema del doppio, la contrapposizione tra la figura di una donna sensuale, provocante, minacciosa e aggressiva e quella di una donna virginale, malinconica, fragile, che se nei film precedenti era racchiusa in una sola persona, Carmilla, Mirkaglia, doppia anche nel nome. Qui è scissa in due figure diverse, due gemelle, Mary e Madeline Collinson, famose playmate, fisicamente identiche ma caratterialmente opposte. Tema del tutto nuovo invece quello della stregoneria, che ruota intorno alla figura dello zio inquisitore Gustav Weil, intensamente interpretato da Peter Cushing. Le cinque chiavi del terrore, le Iene di Edimburgo, l'occhio nel triangolo, solo per citarne alcuni. Well è un eroe nero che però non si lascia andare a compiaciute fantasie sadiche, salvo qualche piccola concessione, ma è figura complessa, drammaticamente umana, interiormente travagliata. Vengono evidenziati da una parte il contrasto fra il suo rigido moralismo e l'attrazione provocata dalle procaci nipoti a causa delle punizioni corporali loro inflitte e dall'altra quello fra il gelo furente e la pietà dolorosa delle sue espressioni. Le figlie di Dracula, diretto da John Hughes, è leggermente inferiore al primo episodio della serie, ma conclude in bellezza il ciclo Karnstein, dando ragione quindi alla Hammer che, nonostante il flop del capitolo precedente, aveva intuito che le potenzialità di questo filone avrebbero potuto ancora essere sfruttate. Tudor Gates scrisse la sceneggiatura anche di un quarto capitolo che avrebbe dovuto intitolarsi The Vampire Virgins, con protagonista ancora Peter Cushing nei panni a lui inusuali del vampiro Conte Karnstein, ma il progetto non fu mai realizzato. Una doverosa precisazione, il titolo italiano, come sovente accade, è uno specchietto per le allodole, nel film di Dracula non c'è neanche l'ombra. Cemarte ha presentato Le figlie di Dracula, Twins of Evil, Gran Bretagna, Hammer 1971, Peter Cushing di John Hughes, andiamolo a rivedere, buona visione!